Sera. Posso andare? Vado? Allora, buonasera a tutti, abbiamo fatto nel complesso una buona gara. Milano è uscito per andare via alla fine, però nel complesso credo che la squadra ha espresso una buona pallacanestro contro una difesa che sappiamo è tra le migliori, se non la migliore d'Europa, quindi nel complesso è stata una partita, devo dire, buona, con tanti aspetti positivi su cui possiamo riflettere in maniera positiva, su qualche spunto invece che possiamo usare per migliorare ancora. Però nel complesso è una buona gara e quindi siamo pronti per iniziare questo playoff. Partita già di clima, di intensità e di atmosfera da playoff, per cui non ci poteva essere gara migliore per poter approcciarci al playoff, avendo fatto, ripeto, nel complesso una buona gara. Sì, noi abbiamo avuto un piccolo calo anche atletico che abbiamo recuperato, come si vede oggi stiamo nettamente meglio, abbiamo avuto anche più rotazione rispetto a Bologna, abbiamo qualche giocatore in più, però ripeto, siamo sicuramente pronti per il playoff, dopo ovviamente vinca migliore, però in questo momento la squadra ha ritrovato condizioni atletiche che erano un po' perse per gli infortunati che avevamo avuto, eravamo un po' calati, ma adesso pensiamo che la squadra abbia un ritmo diverso. Non finisci, bisogna sempre crederci, sai, meno 5 a sembra 6-7 alla fine vuol dire che sei lì, vuol dire che ti basta veramente qualcosa in più, però loro effettivamente hanno qualche rotazione in più, sono arrivati alla fine forse un pelo più freschi di noi, però nel complesso abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto alla fine bene, siamo rimasti in partita e Milano è andata via veramente andata via alla fine. Qualche aspetto che non ti è piaciuto? No, devo dire, è chiaro che un allenatore dovrebbe sempre vincere, ci sono delle cose che magari tu vorresti sempre che fossero perfette, perché è nella nostra indole, nel nostro spirito, è cercare sempre la perfezione, no? Però devo anche essere sincero che la squadra comunque ha fatto una buona partita, ci ha provato in tutte le maniere, con buono spirito, quindi sinceramente andiamo via, sapendo che ha perso la partita, ma di sicuro con un buon atteggiamento, perché la squadra ha dimostrato che è proprio pericolosa. Volevo anche ringraziare l'Olimpia per avermi fatto questo piccolo omaggio per la 750 partita, che ringrazio, perché comunque così sono stati molto affettuosi e gentili, per cui ringrazio per il gesto che l'Olimpia ha fatto nei miei confronti. Buonasera coach, volevo chiedere un primo commento sull'atteggiamento di convenienza, che si vede fosse stata molto migliorata come Beh, è una squadra molto buona, che è in salute, che sicuramente ha fatto quest'ultimo percorso di campionato in crescita, quindi siamo consapevoli che non sarà semplice, però nel suo tempo abbiamo le nostre certezze costruite in questa stagione, per cui sarà un playoff sicuramente duro, però nel suo tempo affascinante, dove non si spaventa il fatto di giocare in casa o fuori, tanto che loro sono partite strane dove il fattore campo conta, sì, ma fino a un certo punto, perché qualche volta senti la pressione, qualche volta invece ti faccia giocare fuori appunto perché hai sensazioni diverse, per cui sarà un playoff combattuto sicuramente, perché insomma una squadra di piedi in grande condizione, però la affrontiamo con fiducia e credo con questa buona partita che ci dà il giusto ritmo, e come dicevo prima, già stasera abbiamo giocato una gara da playoff, a livello di intensità, a livello di ritmo che devi usare e affrontare per appunto giocare contro Milano. Ma c'è veramente il gap dell'Olimpia, della Virtus rispetto ad altre squadre, o può esserci una sorpresa? Diciamo che onesto, ti rispondo in maniera onesta, ok? Potrei dire sì, no, ma te lo dico onestamente. Secondo me sulle 7 partite di finale, secondo me il fatto che abbiamo tanti giocatori di altissima qualità può essere un fattore. È chiaro che le squadre che hanno panchine molto lunghe possono effettivamente avere nel playoff un piccolo vantaggio. Quindi non dico che sia assolutamente certo che vincerà Bologna o Milano, ma sono squadre che ovviamente possono
profondità. Poi è chiaro che la stessa Venezia è una panchina profondissima, per cui sappiamo che sarà per noi un playoff duro, però ripeto, io ho fiducia nei miei ragazzi, nei miei giocatori, e sono convinto che andremo a fare le nostre partite, e ripeto, senza problematiche se siamo in casa fuori. Perché fortunatamente la squadra comunque è esperta, quindi anche l'anno scorso con lo sfavore del campo abbiamo, non so se vi ricordate, abbiamo vinto con Brescia 3-1, quindi abbiamo fatto quella semifinale, per cui ripeto, molti dei ragazzi dell'anno scorso sono qua adesso, per cui è una squadra questa che fortunatamente ha l'esperienza sufficiente per giocarsi di playoff senza pensare a casa fuori. Ciao Massimo. Ti vedo abbastanza bene. Poi forse rispetto al Leone. Visto bene, tu come stai? A casa tutto bene? Vediamo un po'. Poi forse della squadra rispetto ai Leone scorsi è quella che cambia di meno. Questo vi può dare un vantaggio? Cioè, avete già camminato su questi, su questo tracciato e siete riusciti, lo scorso ci sarebbe in Brescia, prima di partire in trasferta. Sassoli, fatto la campo, sempre parlo pesante. È qualcosa che avete nel serbatoio della testa per darvi una motivazione in più per gara 1, per 2, che possono far saltare in campo? Sì, ti ripeto, la squadra è esperta.